questo momento storico in cui siamo tutti chiusi nelle nostre case, l'ASEP ha deciso di offrirvi delle pillole dei nostri corsi. Questo si riferisce al corso di Tai Chi Chuan e meditazione, e ho deciso di offrirvi una quindicina di minuti della forma collegata nel Tai Chi Chuan. Quindi la testa alta, le spalle abbassate, i piedi ben piantati, si aprono e sentono il pavimento. Facciamo un bel respiro profondo. Cerchiamo di allungare ancora di più la colonna vertebrale, senza tensione però, un allungamento morbido. Apriamo col piede sinistro e partiamo con il dondolo. I palmi rivolti in avanti salgono, inspiro, si rivolgono indietro e espiro. Mentre vado avanti, porto il peso sull'avampiede. Mentre vado indietro, porto il peso sul tallone. Inspiro profondamente, espiro, rilassandomi. Inspiro verso il cielo. Espiro collegandomi alla terra. Mi rilasso sempre di più. Non c'è fretta. Il rilassamento ha a che fare anche con la mia fiducia nel fatto che niente mi può far male in questo momento. Quindi posso permettermi l'abbandono. Ancora uno. Chiudo portando il piede sinistro verso il destro, scivolo nell'uccello sbatte le ali, sbatto, sbatto, piego le ginocchia, alzo appena appena i talloni e poi doppio cerchio, uno e due, e richiudo, le mani si avvicinano lentamente, inspiro. Espiro. La concentrazione è soprattutto sulla pianta dei piedi, doppio cerchio. Oppure sulle mani, comunque una parte del corpo. Inspiro. Espiro. Questo mi aiuta ad ancorarmi al presente. Doppio cerchio. Le mani si avvicinano, si alzano, si separano. Mentre chiudono mi abbasso, mi preparo, piede sinistro avanti, attorno al piatto. Le mani vanno attorno a un cerchio immaginario davanti a me. Inspirando, tutto il peso sull'avampiede. Espirando, tutto il peso sul tallone. Cerchio attorno al piatto, sulla spalla sinistra formo una sfera, questa sfera la porto avanti e a metà la lascio cadere. Formo la sfera, la porto avanti e la lascio cadere. Ancora una volta, inspirando profondamente. Il tamburo, i palmi si guardano e scendono. Lungo tutto il percorso di questo tamburo immaginario davanti a me, le mani si mantengono alla stessa distanza. Morbidezza massima, polsi flessibili, mani morbide, braccia morbide. La figlia sulla montagna, palmi verso il cielo. Le mani salgono, la mano destra avanti, la sinistra dietro e scende. Incroci i polsi, li apro a farfalla, mi arrendo, la figlia nella valle. Questa è una resa morbida, le mani non vanno tanto indietro.
scendo davanti alla coscia, salgo lungo un tubo immaginario e poi mi arrendo. E chiudo. Attorno al piatto, destra, piede destro avanti, vado verso destra. I palmi delle mani sono rivolti verso il pavimento. Il mio peso oscilla morbidamente, tutto fino all'avampiede anteriore, fino al tallone posteriore. Cerchio attorno al piatto. Sulla spalla destra formo la sfera, la porto avanti e la lascio cadere. Preparo per il tamburo, i palmi si guardano e scendono. Le mani sono più o meno a distanza delle spalle. Polsi flessibilissimi, testa alta. La figlia sulla montagna, palmi verso il cielo. Mano destra avanti, la sinistra dietro. Questo non lo faccio speculare. Sapete voi qual è la vostra destra e qual è la vostra sinistra. La mano destra sempre avanti, la sinistra dietro. Dita puntate al cielo, puntate al cielo. Adesso palmi verso la terra, palmi verso il cielo. Ancora una volta, le dita rimangono puntate al cielo, poi a metà torace, palmi verso la terra, palmi verso il cielo. Raccordo. Mi arrendo, la figlia nella valle. Le mani scendono davanti alla coscia destra, salgono lungo un tubo immaginario e poi mi arrendo, ancora uno. Porto la sfera al lato, mi preparo, un passo verso sinistra, porto la sfera al lato. Porto questa sfera attorno al mio torace, uno, tutto il peso su una gamba, completamente il peso sull'altra. Al tre, alzo il piede destro, lo confermo e poi inverto. Uno, morbidezza, continuità, due. E tre. Alzo il piede sinistro, lo porto avanti, pronti per spinge e tira. Tre volte. Un arco dell'isse in basso, un arco dell'isse in alto verso di me. Il centro dell'elisse sono le mie spalle, quindi l'arco va a finire sulle spalle. Ancora uno. Espiro. Assorbi l'energia. Immagino di assorbire energia dalla punta delle dita. Ancora uno. E chiudo. Senza fermarmi, con continuità, spinge e tira con la destra. Morbidezza, ancora un'ellisse, verso il basso, arrivo all'altezza delle spalle, un'ellisse verso l'alto, assorbi l'energia. Ancora uno. E chiudiamo. Tira molla di base. Andiamo verso sinistra.
Discesa con avvitamento, passo, di panno e chiudo. La mano sinistra rivolta verso l'alto, l'altra copre. Passo. La mano destra rivolta verso l'alto, l'altra copre. Morbidezza e continuità. Ancora verso sinistra. La mano destra rivolta verso l'alto. Il tiramolla ancorato. Piede sinistro avanti. Passo del piccione, piccolissimo. Oscillo, inspiro, espiro e richiudo. Tiramolla semplice a sinistra. Passo del piccione, piede destro avanti. Piccolissimo. Tira molla di base verso destra. Tira molla col cerchio. Scendo, primo cerchio. Scendo, secondo cerchio. Terzo cerchio a mezz'aria mentre mi abbasso. Tira molla di base verso sinistra. Scendo, primo cerchio, scendo, secondo cerchio, tira molla, cioè di base verso destra. Il moto perpetuo, verso sinistra e subito verso destra. Ancora. Sento la pianta dei piedi, la mia attenzione soprattutto lì. Porto avanti il piede sinistro, la puleggia, nuoto nell'aria. Il torace si gira da un lato all'altro generosamente, ma la testa rimane orientata in avanti. Il piede sinistro fa un passo indietro, faccio un giro a vuoto e poi la mano destra avanza con il corpo. Il piede destro si alza, fa un passo a destra, le nuvole che passano. 9 volte. Morbidamente, come delle nuvole soffiate dal vento. Ancora uno, chiudiamo, il piede sinistro si appoggia al malleo del destro, la mano destra avanti, la sinistra dietro, le spalle abbassate, la testa altissima, un po' di doppio mento, i palmi sono esattamente uno di fronte all'altro, il mio peso è anche sulla gamba sinistra. Faccio 6 respiri lunghissimi. Inspiro dalla terra verso il cielo. Espiro dal cielo alla terra, come se io fossi un canale, un cilindro, vuoto. Inspiro. Espiro. Ad ogni espiro, abbasso le spalle,
mentre i gomiti rimangono all'altezza delle spalle. Chiudo. Congratulazioni, avete finito la vostra piccola sessione di Tai Chi per oggi. Arrivederci.